amici di AtuttoCalcio.tv, amici sportivi, buon pomeriggio dal comunale di Capitignano in provincia dell'Aquila. Tra poco per il big match della 19esima giornata del girone A di seconda categoria scendono in campo i padroni di casa di Mister Caracciolo, secondi in graduatoria, e la capolista Villa Sant'Angelo. La formazione ospite comanda con 44 punti, 6 in più del Capitignano, match che all'andata terminò con il punteggio di 0-0. Si dispongono nel frattempo le due squadre agli ordini del fischietto aquilano Giovanni Di Nicola, tutto pronto per l'inizio della disputa. Attendiamo solamente che l'arbitro dia le disposizioni affinché possa iniziare il match. Monetina, vediamo. Ok, tutto pronto. Squadre che si scambiano i soliti convenevoli pre-gara. Partita di cartello questa del 19esimo turno del girone A di seconda categoria, prima contro seconda. Quest'oggi potrebbe decidersi il campionato di seconda categoria. Squadre che vanno a disporsi nei rispettivi lati. In questo primo tempo il Capitignano attaccherà dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Nel frattempo vediamo il direttore di gara che va a controllare la prima rete. Tutto pronto, grido di incitamento del Capitignano in maglia viola, casacca granata invece per il Villa Sant'Angelo. È tutto pronto, si attende solo il fischio del signor Di Nicola dell'Aquila. L'attesa è finita, è iniziata Capitignano Villa Sant'Angelo. Primo pallone del match è del Villa Sant'Angelo, è il numero 8 in possesso di palla di Marco Maurizio. Riconquista palla la formazione di casa, è il 5 Pagano. Pagano si rifugia da un compagno di squadra, poi sfera nuovamente tra i suoi piedi, alza la testa, osserva il piazzamento dei propri compagni, poi taglio in verticale a cercare il numero 4 Pronesti. Recupera la sfera per il Villa Sant'Angelo Sperandio, Marco Sperandio, personaggio noto nel panorama calcistico aquilano, bomber di lunga esperienza, palla ancora in possesso del Villa Sant'Angelo. Vai, ci attacca! È il 3 Cucci, Cucci serpentina, se ne va un avversario, poi subisce fallo prontamente decretato dal direttore di gara. Punizione in favore del Villa Sant'Angelo quando è passato appena un minuto dal fischio d'inizio, 0-0 qui al comunale di Capitignano. Punizione affidata al piede del terzino Cucci. Sventagliata di Cucci in aria a cercare Sperandio, che però viene ben controllato dalle maglie viola. Palla che termina comodamente tra le braccia del portiere Flamini. Flamini appoggia per il compagno Pagano, alza la testa Pagano, poi appoggia sull'out di destra dove opera Parenzi. Parenzi cercava l'invito per Simioli, Ciro Simioli, calciatore del Capitignano. Fase di studio in questi primi minuti qui al comunale di Capitignano, duello a centrocampo, alla meglio il 4 Pronesti, poi appoggia sull'out di sinistra dove opera Ciuffreda, Ciuffreda al centro per Rino Arcipreti, Arcipreti difende la palla, attaccato dalle maglie granata, difende la sfera Arcipreti, poi la sfera viene persa e riconquistata dal Villa Sant'Angelo con Sperandio. Sperandio apre sulla destra dove opera il compagno Carrino. Carrino taglio sull'out di destra, cercava l'inserimento del numero 7 Di Michele, fatto buona guardia la retroguardia del Capitignano che riparte in questo momento. Vai lo, vai lo! Sfera in possesso sui piedi del numero 8 Di Pietro. Batti e ribatti continuo il, ancora il Capitignano spazza senza troppi complimenti. Pagano, Pagano Cucci, flipper nel traffico della zona mediana del campo qui. Eh sì, nel frattempo la sfera è uscita, secondo il direttore di gara sarà una rimessa laterale in favore della formazione del Capitignano, padrone di casa. È Parenzi sul punto di battuta, Parenzi appoggia per il compagno Di Pietro, palla che rimbalza attorno ai 16 metri della
l'area difesa dal Villa Sant'Angelo, ancora giro palla della formazione di casa e ancora spazzare Pagano che cercava un compagno, sbaglia la misura del passaggio il centrale difensivo di Mister Caracciolo, riparte il Villa Sant'Angelo e ancora Cucci sull'out di sinistra, Cucci appoggia per il compagno Moscardi, attaccato ancora da Di Pietro che gli soffia la palla, Di Pietro poi appoggia per il compagno Ciuffreda, apertura sulla sinistra, palla in aria a cercare ancora Simioli, ma ancora una volta ha fatto buona guardia la retroguardia del Villa Sant'Angelo. In pressione in questi primi minuti il Capitignano, servizio per Di Pietro, Di Pietro poi cercava con Sombrero di saltare un avversario, non ce l'ha fatto, si distende in contropiede, però il Villa Sant'Angelo è il numero 9 Pezzoli che poi stretto nelle maglie viola, perde la sfera, sfera riconquistata ancora dal Capitignano. È il 3 Parenzi, poi cercava l'invito per Di Pietro, anticipato Di Pietro dal numero 8 Di Marco della formazione del Villa Sant'Angelo che poi apre sulla destra per Di Michele, Di Michele va sul fondo, tenta il cross, vi riesce, poi spazza ancora senza troppi complimenti Pagano per la formazione del Capitignano. È ancora Pagano che in questi primi minuti sembra avere la meglio sugli avanti del Villa Sant'Angelo. Vai Ciro, vai Ciro! Dalla dietro, dalla dietro, dalla dietro! Bravo così, giocala! Parte ancora il Villa Sant'Angelo sull'out di destra dove opera il numero 2 Carrino. Carrino poi guadagna una rimessa dalla linea laterale. È lo stesso terzino che va a occuparsi della rimessa. Serve sempre sulla destra Di Michele. Poi è lo stesso calciatore che va a commettere fallo su un avversario. Pronto il signor Giovanni Di Nicola dell'Aquila a decretare il calcio di punizione. Qui al comunale di Capitignano sono trascorsi 5 minuti dal fischio d'inizio. Il parziale vede sempre le due formazioni ferme sullo 0-0. Si lotta nella zona di centrocampo e Sperandio. Sperandio addomestica la sfera, poi la serve da un compagno, da questi palla ad indirizzo di Pezzoli, poi Pezzoli cercava il dai e vai con il compagno, non si è concretizzata questa azione del Villa Sant'Angelo, sfera nel frattempo che finisce sui piedi di Di Michele, finito però in posizione di offside, punizione di seconda come si dice in gergo arbitrale a favore del Capitignano. Gesto d'intesa con il direttore di gara dell'estremo difensore Flamini. Ancora Pagano, apre sulla destra dove opera Parenzi. Parenzi alza la testa, poi torna di nuovo da Pagano. Pagano si rifugia dal portiere Flamini. Flamini apre per Pronesti. Ancora la formazione di casa in possesso di palla è Parenzi. Parenzi duello con il numero 9 avversario Pezzoli, alla meglio quest'ultimo. Palla poi che torna nuovamente dalla zona di dove opera Pagano, da questi al compagno di reparto Di Maio. Di Maio ancora per Pagano. Taglio in verticale nella zona dove opera Rino Arciprete. Rino Arciprete poi tenta di servire il compagno Ciro Semioli. Ancora una volta però fa buona guardia la retroguardia del Villa Sant'Angelo, è stato il numero 5, se non andiamo errati, sì, Nardis Davide a sbrogliare la matassa e a rifugiarsi in linea laterale. Nel frattempo comincia a piovere qui sul comunale di Capitignano. Ancora zona d'attacco per il Capitignano, è il numero 3 Parenzi che cercava il servizio in mezzo, la sfera riconquistata ancora dalla formazione di Caracciolo con il numero 8 Di Pietro. Grande Lori! Pennellata in mezzo, nessuno dei compagni però si è fatto trovare pronto al tap-in vincente. Azione che sfuma direttamente oltre la linea di fondo. Calvisi con calma per il Villa Sant'Angelo rimette in gioco da questi nuovamente a Carrino. Carrino, padrone del binario di destra, cercava il servizio per il numero 9, il compagno Pezzoli, anticipato però dalla retroguardia di casa. Gara che sta vivendo in questi primi minuti una fase di studio. Ricordiamo che prima e seconda Villa Sant'Angelo e Capitignano divise da 6 punti, il Villa Sant'Angelo è reduce dal rotondo successo per 4-0 maturato sul Pitinum, mentre il Capitignano viene dal pari contro un'altra delle pretendenti alla vittoria del campionato, il Popoli. Il Capitignano, allenato da quel Antonio Caracciolo,
In formazione vede calciatori importanti come Rino Arciprete, Ciro Semioli e Mirko Gesualdi, che sono anche coloro che vanno a comporre il trio d'attacco dei Viola. Spazza senza troppi complimenti Pagano. Nel frattempo aumenta qui al comunale di Capitignano l'intensità della pioggia, si aprono gli ombrelli anche qui sugli spalti. Torniamo alla gara con il Capitignano in possesso di palla, lotta ovunque il numero 4 Pronesti, prova di generosità la sua. Sventagliata in area a cercare poi il numero 7 di Michele, che stava per approfittarne, però si è salvato in extremis la formazione del Capitignano. Da una parte all'altra il Rino Arciprete in area, stretto nella morsa dei centrali del Villa Sant'Angelo, che sbrogliano la matassa, e Cucci serpentina su un avversario, appoggia sull'out di sinistra dove opera Moscardi, da Moscardi nuovamente a Cucci, Cucci appoggia per un compagno di squadra, poi palla in possesso di Ludovici, Ludovici apre sulla destra nella zona di Carrino, Carrino alza la testa, poi tenta di andarsene un avversario, non ci riesce, torna sulla palla ancora Carrino, ma sfera che rimane in possesso della formazione del Capitignano. È il numero 7 Pelosi, scusate, no, il numero 2 Di Paolo, avevamo visto male, Di Paolo va sul fondo, tenta il cross, vi riesce, poi è Sperandio che riconquista palla e spazza senza troppi complimenti, buona l'iniziativa del numero 2 del Capitignano, Di Paolo, che è andato sul fondo, ha messo in mezzo un cross, possiamo dire, velenoso. Si lotta a centrocampo, è Sperandio attaccato dall'avversario Di Pietro, è lo stesso numero 8 della formazione del Capitignano a commettere fallo. Duello Sperandio Ciuffreda, secondo il direttore di gara è stato quest'ultimo a commettere fallo, ragion per cui è stata decretata una punizione in favore del Villa Sant'Angelo, punizione battuta in questo momento. Stacca Di Pietro e fa valere i propri centimetri, si lotta ancora a centrocampo, è Ciuffreda che cercava il servizio per il compagno Semioli, si è intromesso Carrino che ha intercettato la sfera e stava per dare il via ad un'azione del Villa Sant'Angelo, è ancora Ciuffreda a centrocampo, attaccato fallosamente, giusta la decisione del direttore di gara Giovanni De Nicola della sezione dell'Aquila. I minuti nel frattempo qui al comunale di Capitignano sono 11-0-0, ancora il parziale tra la formazione di casa e il Villa Sant'Angelo, ricordiamo big match della 19ª giornata del campionato di seconda categoria girone A. Ci auguriamo che la pioggia che sta cadendo possa dare una tregua ai 22 in campo e soprattutto alle persone presenti qui sugli spalti. Match che sta vivendo una fase di studio, finora non si registrano azioni pericolose né da una parte né dall'altra, l'equilibrio a farla da padrona, probabilmente le squadre vorranno aspettare prima di dar spazio alla tecnica delle loro bocche da fuoco. Flamini con calma appoggia per il compagno Di Paolo, palla in mezzo dove opera Di Maio, Di Maio si rifugia dal compagno di reparto Pagano, Pagano ancora alza la testa, è lui che va ad impostare spesso l'azione del Capitignano, apre sulla destra dove opera Di Pietro, poi c'è stato un tocco di mano del numero 3 Cucci, primo ammonito del match. Al 12esimo Cucci ha intercettato con il braccio la sfera destinata al Lorenzo Di Pietro, che stava per andarsene sul binario di destra, punizione in favore del Capitignano e primo ammonito della gara. Vai Dino! Sulla battuta va Ciuffreda, Marco Ciuffreda, vediamo lo schema preparato probabilmente in settimana da mister Caracciolo, a cosa porterà, fischia Di Nicola, parte Ciuffreda, palla in mezzo, stacca Arciprete e traversa del Capitignano, colpita al 13esimo da Rino Arciprete, su punizione battuta dal compagno di reparto Ciuffreda, in aria stacca più alto di tutti Rino Arciprete, ma la sfera si è infranta sulla traversa,
prima occasione del match al 13° porta la firma del Capitignano con Rino Arciprete che in area su punizione battuta da Marco Ciuffreda ha stampato la traversa. Vediamo adesso quale sarà la reazione del Villa Sant'Angelo. Vai Ciro, vai Ciro! È partito con piglio aggressivo la formazione di casa. Serpentina di Prenestì che viene messo giù, si lotta molto a centrocampo. Sale l'intensità del match, questo grazie al Capitignano che con piglio aggressivo sta cercando di mettere in difficoltà la retroguardia del Villa Sant'Angelo. Esce a liberare in maniera pulita Davide Nardis del Villa Sant'Angelo. Di Paolo appoggia per Di Maio, Di Maio verso Pagano, lancio in verticale a cercare Rino Arciprete, lo trova ancora Rino Arciprete al limite dei 16 metri, prova il tiro, sfera che esce alla destra del portiere Calvisi. In due minuti doppia occasione per il Capitignano, prima sempre con Rino Arciprete che prima con un colpo di testa ha mandato la sfera ad infrangersi sulla traversa e poi con una conclusione al lato. Onestamente però va detto che era sulla traiettoria il portiere Calvisi che l'ha battezzata. 15° nel frattempo qui al Comunale, ancora 0-0 tra Villa Sant'Angelo e Capitignano. Ricordiamo prima e seconda in graduatoria, sino a questo momento più Capitignano che Villa Sant'Angelo con due occasioni per la formazione di mister Caraccio, entrambe portano la firma di Rino Arciprete. È il numero 8, il capitano Di Pietro. Di Pietro appoggio per Rino Arciprete, dai e vai con il compagno Ciuffreda, poi libera la retroguardia Tramontelli, protezione dei propri 16 metri, il calciatore del Villa Sant'Angelo. È Sperandio, Sperandio apre sulla destra dove opera il compagno, il numero 2 Carrino. Torna in possesso di palla il Capitignano e Di Maio, Di Maio appoggia per Pagano. Da questi apertura sulla destra dove opera Parenzi, Parenzi alza la testa, poi appoggia nuovamente per il compagno Pagano che spazza a cercare Arciprete. Arciprete dai e vai con il compagno Simioli, poi non c'è stata intesa tra i due calciatori della formazione viola. Riparte Cucci per il Villa Sant'Angelo, appoggio per il numero 4 Ludovici, da Ludovici ad indirizzo di Carrino. Apre sulla destra Carrino per il compagno, il numero 7 di Michele, da questi nuovamente a Carrino, poi servizio per Moscardi, capisce tutto Sperandio e appoggia al portiere Calvisi. Ancora la formazione di casa, di ospite scusate, con il numero 5 Nardis, taglio in verticale a cercare un proprio compagno, libera la difesa del Capitignano, ancora Villa in avanti. Si lotta molto, soprattutto nella zona mediana, traffico nella zona di centrocampo, poi a protezione della palla va Di Maio. Insiste ancora il Villa Sant'Angelo però con Di Michele che prova una conclusione, possiamo dire abbastanza velletaria, al 17°, cioè da registrare la prima conclusione del Villa Sant'Angelo. Calma il portiere Flamini, Leonardo Flamini, classe 93, estremo difensore del Capitignano. Va ricordato che in questa gara si affrontano anche le due migliori difese del campionato. Per il Villa Sant'Angelo la rivelazione può chiamarsi Nardis, classe 94, lo scorso anno prelevato, quest'anno, non l'anno scorso, prelevato dall'Aquilana, tra i migliori giovani del torneo. In casa Capitignano la formazione è cambiata molto, si è passati da una squadra di giovani, tutti del posto, a una squadra di
ragazzi provenienti per lo più dal fuori dal comprensorio dell'Alta Valle del Laterno. Se ne va nel frattempo Carrino, sterza, poi va sul fondo, cercava il cross però anticipato dal dirimpettaio Di Paolo. È lo stesso Carrino che va a commettere fallo, è il signor Giovanni Di Nicola che richiama il terzino destro del Villa Sant'Angelo. Gesto d'intesa con il direttore di gara, anche per il terzino, si torna alla gara. Punizione in favore del capitignano è Di Maio. Taglio in verticale per il numero 9, Ciuffreda. Ciuffreda è stretto nelle maglie, perde palla, poi la riconquista Ludovici per il Villa Sant'Angelo. Stava per innescare, Sperandio ha liberato, però Pagano si lotta molto a centrocampo. Errino Arciprete, sterza Arciprete, poi apre sulla destra dove opera il capitano Di Pietro. Di Pietro viene attaccato, perde palla, poi torna sulla sfera. Ancora il capitignano, è sempre il numero 8, capitano Di Pietro, che guadagna un calcio di punizione. Siamo al limite dei 35 metri dalla porta, difesa dal portiere Calvisi. Ciuffreda, punizione battuta in questo momento è Di Pietro, torna nuovamente da Ciuffreda che opera sull'out di destra. Ciuffreda poi scarica ad indirizzo del compagno Parenzi, da questi al 5 Pagano, sventagliata sull'out di sinistra dove opera Di Paolo, sbaglia però la misura del passaggio il calciatore in maglia viola. Spizzata del numero 8 Di Marco del Villa Sant'Angelo, sfera però che viene ancora riconquistata dalla formazione maglia viola con Prenesti, appoggia per Di Maio, da questi a Pagano. Pagano addomestica la sfera, poi alza la testa, osserva il piazzamento dei propri compagni, poi taglio in verticale a cercare Rino Arciprete e lo trova. Rino stava con una colpo di tacco, stava per addomesticare la sfera, poi però la stessa gli è sfuggita, ma insiste ancora la formazione di casa con Di Paolo attivissimo sulla sinistra. Di Paolo appoggia per il compagno Pelosi, Pelosi tenta di andare al cross, poi ottima la protezione del numero 5 Davide Nardis del Villa Sant'Angelo che lascia uscire la sfera oltre la linea di fondo. I minuti qui al comunale di sono 20, il punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra i padroni di casa, appunto del Capitignano e del Villa Sant'Angelo, per questo mini match del 19° turno del girone A di seconda categoria. Capitignano che comanda con 44 punti, più 6 sul Capitignano. Ancora la formazione di casa con Di Maio, Di Maio per Di Paolo, cercava il dai e vai con il compagno Ciuffreda, poi è Ludovici che è l'ultimo a toccare la sfera e a mandarla nuovamente in rimessa laterale, ancora guadagnata dalla formazione di casa. Pagano torna da Flamini. Flamini poi cerca il servizio e lo trova per il compagno Di Pietro, poi quest'ultimo aveva optato per la spizzata verso il compagno Ciuffreda, azione però che è sfumata, torna ancora Di Pietro, Arciprete, Arciprete serve sull'out di destra, Simioli, Simioli, possibilità di uno contro uno, poi conclusione abbastanza velletaria anche del numero 11 del Capitignano, ricordiamolo, Ciro Simioli, classe 93, è entrato in area, onestamente possiamo dire anche ben marcato dal difensore del Villa Sant'Angelo, ha mandato la sfera alla sinistra del portiere Calvisi, è lo stesso Calvisi che va ad occuparsi della rimessa dal fondo, invita i suoi compagni a salire. Calvisi si lotta molto a centrocampo, fallo guadagnato ancora dalla formazione di casa. Ancora Pagano sul punto di battuta, molte azioni del Capitignano sono partite proprio dai suoi piedi. Capitignano sventaglia sulla sinistra nella zona dove opera Pelosi, ha fatto buona guardia però Carrino per il Villa Sant'Angelo, ancora Carrino in possesso di palla, poi spazza senza troppi complimenti per evitare guai più seri alla propria retroguardia. Vai cugino! Da un 2 a un altro.
è Di Paolo che va a rimettere la palla in gioco per la formazione di casa, poi spera nel possesso di Prenestì, Prenestì attaccato da Caracciolo, si rifugia dal compagno Pagano, da questi nuovamente per Prenestì, salta un avversario, poi tenta di saltare l'altro 4, Nardis, che però gli toglie la sfera, torna in possesso di palla però il capitignano, è Di Pietro che cerca l'apertura per Arciprete, ben controllato però ancora una volta da Nardis, Nardis tra i migliori sicuramente del Villa Sant'Angelo in questa prima fase di gara. Poi c'è un fallo subito da Carrino, punizione prontamente decretata dal direttore di gara che va a richiamare Simioli, autore del fallo sul terzino destro del Villa Sant'Angelo. Tutto questo quando siamo al 24esimo minuto della prima frazione, ancora 0-0 qui al comunale di Capitignano. 0-0, no, la Villa va a Nardis sul punto di battuta per il Capitignano, spazza Prenestì senza troppi complimenti, rimessa laterale ancora in favore del Capitignano, del Villa Sant'Angelo, chiedo scusa, con Carrino, Carrino cercava l'indirizzo di un proprio compagno. Si gioca molto nella zona mediana del campo, addomestica la sfera il numero 9 Cioffreda, apertura sulla destra dove opera Di Pietro, Di Pietro tenta di servire in aria il compagno a Cipietro, poi a Cioffreda che riconquista palla, serve Simioli, Simioli incredibile, 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 Simioli al 25esimo minuto, occasionissima per il Capitignano, c'è stato un dai e vai tra il numero 9 Cioffreda e il numero 11 Simioli, che è servito sull'out di destra dal compagno, si è trovato a tu per tu con l'estremo Calvisi dopo aver lasciato partire un fendente, la sfera si è andata a spegnere di poco al lato. Terza occasione del match per il Capitignano, che è sembrato scendere in campo con atteggiamento più aggressivo, sempre sportivamente parlando, insiste la formazione di mister Caracciolo. È Pagano, Pagano apre per il compagno e capitano Di Pietro, Di Pietro viene attaccato da un avversario, viene portato al largo, poi perde palla Di Pietro, la riconquista per il Villa Sant'Angelo, il numero 11 Riccardo Moscardi, che va a guadagnare anche una rimessa laterale, Moscardi poi lascia l'incombenza al compagno Cucci. Ancora Moscardi, era il numero 7 di Michele che ha stretto, stretto nelle maglie del Capitignano, chiedeva il fallo, così il denaro non è stato dello stesso avviso del direttore di gara, spizzata ancora in aria del numero 11 Moscardi, sicura la presa del portiere Flamini, insiste però il Villa Sant'Angelo ancora in possesso di palla, Carrino, Carrino poi stava per perdere palla ad opera del numero 2 Di Paolo. Non smette di cadere copiosa la pioggia qui sul comunale di Capitignano, si lotta, è il numero 4 Prenestì che perde palla, la riconquista Moscardi che serve all'indirizzo del compagno Pezzoli, Pezzoli poi torna nuovamente dal numero 7 di Michele, Di Michele poi perde palla e innesca l'azione di contropiede del Capitignano, era il numero 11 Simioli che ha cercato di rincorrere la sfera troppo lunga. Cucci sul punto di battuta della rimessa dalla linea laterale, intercetta Di Pietro, appoggia per il compagno Cioffreda, Cioffreda attaccato, poi si rifugia dal numero 4 Prenestì, Prenestì per Cioffreda, da questi al numero 2 Di Paolo, cross morbido in aria, ancora Nardis spazza senza troppi complimenti per il Villa Sant'Angelo, palla riconquistata ancora dalla formazione in maglia viola,
No! E fallo, signore! Insista il Villa Sant'Angelo e Moscardi. Moscardi cerca l'apertura per Semioli. Semioli attaccato da Di Paolo, alla meglio quest'ultimo che poi sull'out di destra tentava di andarsene, però è arrivato a spazzare Di Maio per il Capitignano. L'ultimo tocco, sì, è stato del calciatore del Villa Sant'Angelo. Rimessa laterale adoperata in questo momento dal Capitignano. È Cioffreda, Cioffreda domestica la sfera, la mette a terra, appoggia per il compagno Di Paolo, da questi a Pelosi. Pelosi cercava il servizio per il compagno Di Pietro, ha capito tutto Sperandio che si è abbassato sulla linea dei centrocampisti, da questi a Moscardi che tenta una conclusione debole che non tutto può tranne che impensierire il portiere di casa Flamini. Ancora la formazione di casa in possesso di palla, errore in disimpegno del numero 5 Pagano che innesca l'azione del Villa Sant'Angelo in aria. Moscardi stava per cercare il servizio per un compagno, guadagna un calcio d'angolo, errore in disimpegno del numero 5 Vincenzo Pagano del Capitignano, stava per approfittarne in Villa Sant'Angelo con Moscardi che dopo essere entrato in aria ha cercato il servizio per un compagno. Primo calcio d'angolo del match guadagnato dalla formazione ospite, sul punto di battuta va il numero 7 De Michele, palla in mezzo in questo momento è Cioffreda che va a liberare la propria area di rigore. Ora Villa in avanti, c'è stato un fallo fischiato ai danni del numero 7 Di Michele, protesta il calciatore del Villa Sant'Angelo chiedendo di aver subito lui il fallo, così non è stato del suo stesso avviso il direttore di gara Giovanni Di Nicola della sezione dell'Aquila, arciprete. Lotta su ogni pallone arciprete, poi a centrocampo riconquista la sfera, taglio in verticale a cercare un proprio compagno, però ha capito tutto Carrino che cerca di recuperare la sfera, vi riesce a mantenerla in campo? No, non è così. Palla che oltrepassa la linea laterale. Bravo Gianmario! Ancora Capitignano in possesso di palla. Pronesti. Apertura nella zona dove opera il capitano Di Pietro che in aria poi si fa soffiare la sfera dal numero 3 Cucci del Villa Sant'Angelo, formazione ospite che riparte, palla sui piedi di Sperandio, Sperandio con calma appoggia ad indirizzo di Cucci, alza la testa Cucci, salta un avversario, poi apre nella zona dove opera il numero 9 Pezzoli, fa buona guardia però Vincenzo Pagano, palla per Di Paolo, Di Paolo errore in disimpegno. Stava per innescare il contropiede di Maurizio Di Marco. Nel frattempo qui la pioggia non accenna a diminuire, anzi aumenta. Pagano. Appoggia per Di Paolo. Già mi arriva! Da questi per il compagno Pelosi. Pagano poi cercava nuovamente il servizio per Pelosi che torna sulla sfera, ma per Giovanni Di Nicola la rimessa è del Villa Sant'Angelo. 32esimo in questo momento qui al comunale di Capitignano sotto una pioggia sempre più battente, le due formazioni sono ancora sul 0-0, nel frattempo c'è stato un nuovo calcio d'angolo guadagnato dalla formazione ospite. Vediamo chi andrà ad occuparsi della battuta, sembra essere il numero 7 Di Michele, con calma Di Michele. Parte Di Michele, palla in mezzo in questo momento, errato il controllo di Moscardi, poi fallo commesso ai danni di Di Maio, punizione guadagnata dalla formazione del Capitignano.
rimessa affidata al portiere Flamini. Arcipete spizza la palla, poi cerca Simiola da questo appoggio sulla sinistra dove opera Ciuffreda. Ciuffreda, possibilità di uno contro uno con l'avversario Carrino, poi portato al largo, scarica per Di Paolo, errata la misura del passaggio della numero 9 della formazione di casa. Insiste ancora il capitignano sulla sfera, anticipo di Cucci che serve il compagno Pezzoli. Pezzoli nuovamente per Cucci, poi lancio a cercare Moscardi, lo trova Moscardi, rimette in mezzo per Sperandio, tocco di prima a cercare Di Michele, poi incomprensione tra Flamini e Pagano, spazza la sfera in rimessa laterale il centrale difensivo del capitignano. Con calma va alla rimessa il numero 3 Cucci per il Villa Sant'Angelo. Rimessa effettuata in questo momento, fallo fischiato dal numero 7 della formazione ospite Di Michele. Flamini sul punto di battuta. Si abbassa Pronesti. Poi il suo. Eh sì, c'è il fallo. Dopo un errore in disimpegno, stava per approfittarne il Villa Sant'Angelo. Era il numero 11 Moscardi, messo a terra. Guadagnano un calcio di punizione. Siamo a ridosso dei 25 metri dalla porta, difesa dal portiere Flamini, che vediamo in questo istante va a disporre la barriera. L'arbitro Di Nicola intanto invita i calciatori del capitignano a rispettare una corretta distanza, come prevede il regolamento, dove posizionare la barriera a 9,15 metri. Punizione affidata ai piedi molto probabilmente di Marco Sperandio, capitano della formazione del Villa Sant'Angelo. Anzi no, vediamo che molto probabilmente appoggerà per il compagno Nardis. Parte Nardis in questo momento, sfera deviata, super intervento del portiere del capitignano Flamini, una parata che possiamo dire senza timore di essere smentiti vale un gol sulla punizione battuta anche bene dal numero 5 del Villa Sant'Angelo, Nardis. In tuffo plastico il portiere del capitignano ha salvato praticamente un gol fatto, provvidenziale l'intervento dell'estremo di casa al 35esimo, cioè da registrare la prima vera occasione del Villa Sant'Angelo, capitata sui piedi del centrale difensivo Nardis, ma ottima se non provvidenziale la risposta del portiere Flamini. Possiamo dire che anche per i propri compagni di reparto poter contare sulla sicurezza di un portiere bravo può indurre una certa fiducia al tutto il pacchetto arretrato. 37esimo nel frattempo, ancora 0-0, ma pochi istanti fa c'è stata la prima vera occasione del Villa Sant'Angelo, capitata sui piedi del difensore Nardis. Ottima la risposta del portiere Flamini, che ha salvato praticamente un gol fatto. Madonna mia, Luca, zitto! Nel frattempo ha da ridire qualcosa il direttore di gara, il calciatore Luca Di Paolo del capitignano, invita alla calma Giovanni Di Nicola. Riparte il capitignano, poi sfera che viene nuovamente fermata dal direttore di gara. Sarà lui a fischiare per la ripresa del gioco, sì, fischio che arriva in questo momento, sventagliata in aria a cercare ancora una volta la testa di Rino Arciprete, libera protezione della propria area la retroguardia del Villa Sant'Angelo. È il capitano Di Pietro che poi, anche strattonato, finisce a terra, attaccato dal numero 7 Di Michele, ammonito, secondo ammonito della gara.
dopo il compagno Cucci, da registrare anche l'ammonizione per il calciatore Di Michele del Villa Sant'Angelo al 38esimo della prima frazione per un fallo sul capitano del Capitignano Lorenzo Di Pietro. Ottima è stata l'azione del numero 8 che sull'out di destra, dopo aver saltato un avversario, è stato messo a terra. Punizione affidata ai piedi di Ciuffreda, palla in aria, groviglio di maglie, poi spazza la retroguardia del Villa Sant'Angelo, riparte ancora Carrino sull'out di destra, cerca di innescare proprio Di Michele, l'autore del fallo sul capitano Di Pietro, anticipato da Di Paolo. Inizia a premere il Villa Sant'Angelo. E sta il numero 4 Ludovici, che apre sulla destra dove opera il calciatore, il numero 7 Di Michele, poi sombrero su un avversario, palla in aria, ma nulla di fatto, nessuno dei suoi compagni si è fatto trovare pronto all'appuntamento. Riparte il Capignano con Ciuffreda che appoggia per il compagno di Rino Arciprete, esce Calvisi, sbroglia la matassa, capovolgimento di fronte, ancora il Villa Sant'Angelo in possesso di palla, è Cucci appoggia per il compagno Ludovici, cercava di aprire verso un compagno, Signoli si è intromesso e ha sbarrato la strada, tutto protese in avanti il Capitignano, poi è fallo di Arciprete che non è d'accordo con quanto fischiato dal direttore di gara. Sembra che stanno in piscina, punizione tutti vanno. Accordata alla formazione del Villa Sant'Angelo, è Nardis sul punto di battuta, apre sulla destra dove opera Carrino, alza la testa Carrino. Cercava il servizio per il compagno Di Marco. Sperandio addomestica la sfera nuovamente da Carrino. Carrino poi per Ludovici. Ludovici nuovamente dal compagno sull'out di destra. Riconquista la sfera però il Capitignano, è Rino Arciprete attaccato da Nardis, si libera Arciprete, taglio a cercare Semioli, possibilità di uno contro uno, Semioli se ne va da un avversario, poi apre sulla destra dove opera il compagno Di Pietro ancora in aria per Semioli, tenta di andare sul fondo Semioli, poi in disperato tentativo di evitare l'angolo è stato il numero 6 della formazione ospite Tramontelli, non ce l'ha fatta e sarà calcio d'angolo per il Capitignano. È Ciuffreda che va ad incaricarsi della battuta dalla lunetta. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti della prima frazione, punteggio che non si schioda dall'iniziale 0-0. Dai Marco! Palla in aria di Ciuffreda, basso il suo traversone. Poi c'è il calcio di rigore fischiato dall'arbitro Giovanni Di Nicola, c'è stato un atterramento in area ai danni del numero 6 Di Maio, non ha avuto alcuna esitazione il direttore di gara che al 41esimo ha decretato il calcio di rigore in favore del Capitignano, protestano quelli del Villa Sant'Angelo. Sul punto di battuta va Rino Arciprete, sarà a lui spetta l'incompensa di questo calcio di rigore. Tutto pronto, parte in questo momento Rino Arciprete, gol. Capitignano in vantaggio al 42esimo della prima frazione, c'è da registrare il vantaggio del Capitignano con Rino Arciprete dal dischetto. Arciprete si porta ad 11 nella classifica marcatori, ad una sola lunghezza da Calabrese dello Scoppito. Rino Arciprete, dopo aver sciupato due occasioni nel primo quarto d'ora del match, realizza il rigore che fino a questo momento decide il match, 1-0 per il Capitignano. Adesso vediamo quale sarà la reazione del Villa Sant'Angelo in questi ultimi 3 minuti della prima frazione di gioco.
signore le minacce. Ci sono state delle proteste all'indirizzo del direttore di gara, ma Giovanni De Nicola della sezione dell'Aquila è apparso sicuro, inflessibile, ha decretato il calcio di rigore, successivamente trasformato da Rino Arciprete. Torna in avanti il Villa Sant'Angelo, Ludovici, apertura sulla destra dove opera Carrino, capisce tutto però Di Paolo, intercetta e manda la sfera in rimessa laterale. Rimessa battuta in questo momento, spizzata del numero 8 Di Marco, ancora Villa Sant'Angelo, palla sui piedi di Sperandio che cerca in aria il compagno Di Michele, finito in offside, prontamente rilevato dal direttore di gara. Siamo d'accordo con quanto fischiato dal direttore di gara, che va in questo momento a ammonire anche il calciatore numero 8 Di Marco del Villa Sant'Angelo. Di Marco probabilmente aveva protestato nei confronti del direttore di gara, che ancora una volta si è mostrato inflessibile. Terzo ammonito della gara, tutti sul versante Villa Sant'Angelo. Vai Ciro, vai Ciro! È Semioli, Semioli attaccato da due avversari, perde palla sull'auto di destra, poi è Moscardi che cerca di dare via l'azione del Villa Sant'Angelo. A centrocampo Di Marco attaccato, Ludovici, vai Gianni, bravo, dai, palla che finisce sui piedi di Semioli. Semioli cercava il servizio dopo un dai e vai con il compagno Di Pietro, però non è difficile. Riparte il Villa Sant'Angelo, è Di Michele, Di Michele sterza, salta un avversario, poi apre sulla destra dove opera in questo momento Marco Sperandio. Sperandio, taglio in verticale, tacco di Pezzoli a cercare il compagno Moscardi. Buona questa azione del Villa Sant'Angelo, formazione ospite che insiste ancora con Cucci. Cucci, palla in aria, spizzata di Pezzoli per il numero 7 Di Michele, finito nuovamente in fuorigioco. Protestano quelli del Villa Sant'Angelo, anche dalla panchina granata arrivano le proteste all'indirizzo del direttore di gara. Giudicare da qui, insomma, è molto difficile. Probabilmente il direttore di gara, che avrà visto meglio di noi, ha decretato il fuorigioco. In questo momento il direttore di gara, senza neanche dare un minuto di recupero, fischia la fine della prima frazione di gioco. Le due compagini tornano a bere un tè caldo con il punteggio di 1-0 in favore del Capitignano, in virtù della rete realizzata al 42esimo della prima frazione da Rino Arciprete su calcio di rigore. Da Francesco Michele e Roberto Fusco alle riprese, ci sentiamo per la ripresa del secondo tempo.